Chiediamo a Fabio Tassi anche come è cambiato il Vinitaly nel corso degli ultimi anni, cioè il rapporto insomma con chi viene a trovarvi, con gli appassionati, con buyer, operatori di settore. Ma direi è cambiato abbastanza, perché non è più la fiera dove una volta uno che veniva qui trovavi importatori, è un punto di incontro dove vengono gli amici, gli appassionati, i wine lover, gli importatori, ristoratori, enotecari, con cui ormai si è stabilito un rapporto importante. Poi sempre accade di trovare anche nuove persone, nuovi clienti e nuovi appassionati, e poi questo è, diciamo, è il momento clou dell'anno per un'azienda che produce vino. Ma è la prima esperienza che faccio, per ora non c'è una grande affluenza, siamo all'inizio della giornata, ma abbiamo comunque già diversi appuntamenti fissati, i nostri clienti di fiducia che quindi verranno ad assaggiare le nostre annate, e poi ecco, abbiamo poi tutti gli appassionati vari che vengono ad assaggiare, e magari troviamo anche nuovi sbocchi anche di mercato per il futuro. Ecco. Vabbè, le aspettative secondo me sono sempre comunque positive, perché è l'unica kermesse in Italia che effettivamente dove puoi trovare il mondo è il Vinitaly e tantissime aziende, ma anche il mondo nel senso importatori, enotecari, ristoranti, sicché cioè, vediamola come una kermesse positiva. Okay. Senti, il mercato come sta andando? Sono sempre gli Stati Uniti che predominano o ci sono anche nuovi scenari che stanno andando, ma che stanno crescendo, che stanno andando per la maggiore? Allora, secondo me, il mercato per noi siamo baciati dalla fortuna, grazie a Dio, e il Brunello in questo momento è veramente un vino che va molto, è uno dei vini più famosi al mondo. Penso che il mercato principale sia tuttora gli Stati Uniti, comunque ci sono dei mercati emergenti, sicché penso che in futuro ci saranno anche mercati. Fra l'altro la nostra produzione è veramente piccola, se noi si considera la produzione che abbiamo di Brunello su 10 milioni di bottiglie e quanto ne produce Leo Champagne, comunque noi rimarremo una nicchia, e per questo magari allargandosi gli scenari mancheranno le bottiglie, speriamo, perché no. Il Vinitaly è una manifestazione importantissima, è una vetrina dove un'azienda deve essere presente. Ci passa gente di tutto il mondo, però devo dire che negli ultimi anni dei cambiamenti ci sono stati, si lavora molto più su appuntamento, il cliente spodarico è difficile, insomma non passano più, diciamo che il rapporto è diventato con chi compra molto più diretto, no? Ci spostiamo, andiamo a trovarli nei loro paesi, loro vengono più volentieri in azienda, diciamo la fiera non è più una cosa indispensabile, però secondo me è una vetrina importantissima. Allora, direi che il Vinitaly è una fiera che come azienda è necessario fare, anche perché tantissimi dei nostri clienti riusciamo ad incontrarli qui, clienti che sono cinesi, russi o dagli Stati Uniti, e quindi è molto comodo in 3-4 giorni riuscire a fare assaggiare le nuove annate ai nostri clienti. Dicevi nuovi paesi interessati ai nostri vini? Sì, ci sono, naturalmente c'è un grande interesse, per fortuna, per i vini di Montalcino, questo è gratificante. Credo che però è bene iniziare dei rapporti nuovi, ma non abbandonare i nostri clienti storici, che secondo me rimangono il Nord Europa, Stati Uniti. È bene sempre continuare il rapporto con loro, insomma. Non farsi prendere la mano di cambiare totalmente il mercato. Poi sì, certo è interessante iniziare con piccole quantità e valutare, insomma, certo. Ora, insomma, alla fine un po' tutti il vino buono lo sanno fare, quindi il contatto diretto assume forse un'importanza maggiore rispetto che in passato. Direi che è diventato fondamentale, perché come giustamente ha detto lei il livello del vino si è alzato, ma per fortuna, perché è un bene per tutti questo, no? Più il vino migliora, più migliora l'immagine del vino italiano nel mondo e aiuta i produttori che da sempre hanno lavorato e lavorano bene.
diventa essenziale a quel punto, sia nel commerciale puro, ma anche proprio nell'immagine, il rapporto personale che si ha e come si costruisce l'azienda. Cioè, per esempio, la nostra, la Gerla, è un'azienda che è come una famiglia, dove la tradizione va a braccetto dell'innovazione. Però noi, per esempio, non elimineremo mai il lavoro dell'uomo, no? Quindi tutte le tecnologie sì, che aiutano a lavorare meglio l'uomo. E questo, secondo me, poi si risente nel vino finale e, come ha detto lei, questo è fondamentale per fare la differenza tra un'azienda e l'altra. Questo secondo il Vinitaly mi sembra che sia partito bene, oggi è una giornata abbastanza calma, però sto notando gente seria e è andato avanti tanto il mercato del vino, il mondo del vino, la cultura del vino sta salendo, prima la gente pur di bere buttava giù a Garganella, no? Adesso francamente no, vedo una grande differenza anche nei giovani, soprattutto nei giovani, e questo mi piace. Non, anche quelli che vengono a degustare non vogliono più il bicchierone, vogliono degustare e si soffermano sui dettagli, e questo è molto importante. Prima sicuramente di eventi del genere ce n'era di meno, poi adesso con il web sicuramente le notizie vengono divulgate in maniera migliore e quindi c'è anche un cambiamento all'interno del Vinitaly. Come potete vedere, le masse di turisti che venivano gli anni passati sono state scremate nei vari anni dall'organizzazione con il cambio della formula che c'è stato, passando dai vecchi 5 giorni ai 4 giorni, iniziando la domenica e quindi lasciando fuori il sabato, è cambiato un po'. Gli operatori del settore, ovviamente, come dicevo, invece hanno a disposizione molte più manifestazioni rispetto agli anni passati e quindi questo si va a ripercuotere anche sul Vinitaly. E in questi anni molti dei miei contatti mi parlano di predilire, magari non predilire, indirizzarsi su altre manifestazioni e non venire qui al Vinitaly, che invece una volta era una tappa fissa, chiamiamola. Così sta cambiando